Pensate che venga. Napoli. Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, figlium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine Deum. Pensavo di aver superato tutto questo. E invece no. Ho atteso troppo a lungo. Perso troppe cose. Requiescasi in pace, bastardo. Non credo proprio. No! Come puoi resistere? Capisco. Grazie di avermi portato la mela. Ora dammela! Vai a farti fottere! Sempre combattivo, come tuo padre. Beh, gioisci pure, ragazzo, perché lo rivedrai molto presto. Tu la darai a me. Come vuoi. Affascinante. Un potere immenso. Ma se credi che ti possa salvare, sei un illuso. Non puoi fermarmi. Quanto credi di poter continuare così? Fai bene a temermi. Astuto, ma inutile. Ti farò a pezzi, assassino! Tu credi di poter continuare così? Ti farò a pezzi, assassino! Un trucco astuto, ma inutile. Fai bene a temermi.
assassino! Quanto credi di poter continuare così? Non puoi fermarmi! No! Non l'avrai mai! È finita, Rodrigo! Smetti di combattere! E farò in modo che la tua morte sia rapida! Vero, Ezio? E tu al posto mio ti daresti per vinto così facilmente? Vediamo di scoprirlo. Apriti, maledetta! Apriti! È finita, Rodrigo. Niente più trucchi, niente più antichi manufatti, niente più armi. Vediamo di che pasta sei fatto, vecchio. E va bene. Se è questo che vuoi. Che cos'è che vuoi dalla cripta, Rodrigo? Non sai che cosa è custodito all'interno? Vuoi dirmi che il grande e potente assassino non c'è ancora arrivato? Arrivato a che cosa? Dio! Lì dentro c'è Dio! E ti aspetti che io creda che Dio vive sotto il Vaticano? Un'ubicazione più logica che un regno tra le nuvole, ne convieni? Circondato dai cori degli angeli. Immagine deliziosa, certo. Ma la verità è mille volte più interessante. Supponiamo che io ti creda. Che cosa pensi che farà quando aprirai quella porta? Non mi importa. Non voglio approvazione. E credi che vi rinuncerà? Qualunque cosa attenda oltre quel muro non potrà resistere al bastone e alla mela. Sono creati apposta. Dio dovrebbe essere onnisciente e onnipotente.
Tu credi che due vecchie reliquie possano nuocere? Tu non sei nulla, ragazzo. Ma se sei papa, come puoi rinnegare il testo centrale della tua fede? Non ti facevo così, Jack. Sono diventato papa perché mi dava l'accesso. Mi dava il potere. Pensi che io creda una singola maledetta parola di quel libro ridicolo? Tutte menzogne e superstizioni, come ogni altro testo religioso scritto negli ultimi 10.000 anni! Sei mai stato. Falla finita, allora. No. Ucciderti non mi ridarà la mia famiglia. Ho finito con te. Nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescati in pace. Salute, profeta. È un bene che tu sia giunto. Vediamola, per renderti grazie. Dobbiamo parlare. Chi sei? Ho molti nomi. Quando morì, era Minerva. Prima, Merva e Mera. E così via. E anche gli altri. Giunone, un tempo chiamata Uni. E Giove, un tempo chiamato Tinia. Voi siete gli dèi? No, non dèi. Siamo solo venuti prima. Anche mentre camminavamo sulla terra, la tua razza cercava di comprenderci. Eravamo più avanti nel tempo. Le vostre menti non erano pronte. E nemmeno ora. Forse mai. Non importa. Magari non comprenderete noi, ma comprenderete il nostro monito. Dovete. Fatico a comprendere ciò che dici. Le nostre parole non sono rivolte a te. Ma che stai dicendo? Non c'è nessun altro qui. Basta. Non intendo parlare con te, bensì attraverso di te. Tu sei il profeta. La tua parte l'hai fatta. Tu sei il suo tramite, ma ti prego, taci! Lasciaci comunicare. Ascolta. Quando eravamo ancora carne, la nostra casa ancora intera, la tua razza ci tradì. Noi, che vi avevamo creato, che vi avevamo dato la vita. Noi eravamo forti, ma voi eravate tanti. E bramavamo entrambi la guerra. Eravamo così concentrati sulla terra che trascurammo di guardare il cielo. E quando lo facemmo, il mondo bruciò finché non restò altro che cenere. Doveva finire lì e basta. Ma vi avevamo fatti a nostra immagine, fatti per sopravvivere. E così facemmo noi. Eravamo in pochi, sia noi, sia voi. Ci volle sacrificio, forza e compassione. Ma ricostruimmo.
e mentre la vita tornava sul mondo, cercammo di assicurarci che questa tragedia non si ripetesse. Ma ora stiamo morendo e il tempo è contro di noi. La verità si è fatta mito e leggenda. Ciò che creammo viene frainteso. Possano le mie parole preservare il messaggio e ricordare ciò che abbiamo perduto. Ma possano anche portare speranza. Devi trovare gli altri templi, costruiti da chi sapeva rifiutare la guerra. Volevano proteggerci, salvarci dal fuoco. Se li trovi, se la loro opera verrà preservata, lo sarà anche il nostro mondo. Fai in fretta, il tempo stringe. Stai in guardia contro la croce. Saranno molti i tuoi nemici. È finita. Il messaggio è recapitato. Ora lasceremo questo mondo. Tutti noi. Non possiamo fare di più. Il resto è in mano tua, Desmond. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Mi restano mille domande. Ma che cazzo?